Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi dopo le vacanze estive. Ne sono successe di cose durante queste settimane di assenza e i prossimi giorni saranno ricchi di novità per quanto riguarda il mercato dei videogiochi. Quindi direi di riprendere subito con le vecchie abitudini e, come al solito, prima di iniziare vi invito a supportare il canale con un piccolo gesto. Basta anche solo un like per fare la differenza. Ma se poi volete darmi un aiuto incredibile, potete finanziare direttamente il vostro Poro giornale preferito tramite il Poreon. Vi lascio il link in descrizione. Iniziamo! Fermi tutti, altro che notizie al volo. C'è così tanto da dire che bisogna correre. Sì, insomma, sarà una puntata ricchissima. Bene, prendete il vostro taccuino digitale e segnatevi gli appuntamenti di questa settimana. Si tratta di due live imperdibili. Siamo infatti alle porte della Gamescom e sia martedì che mercoledì ci saranno due serate a dir poco speciali che seguiremo in live insieme, qui sul mio canale YouTube. Domani alle 19, ora italiana, sarà il turno di Microsoft, che prima dell'apertura ufficiale della Gamescom dedicherà uno spettacolo bello corposo ai giochi di prossima uscita sviluppati dagli Xbox Game Studios, oltre che alle novità su titoli third parties. Sarà la volta buona per avere finalmente la data di uscita di Halo Infinite. Noi ci vediamo a partire dalle 18:30, non mancate! A seguire, mercoledì sarà il turno del buon Jeff Keighley, che come suo solito metterà a dura prova la pazienza degli spettatori con ben due lunghissime ore di presentazione. Sul suo account Twitter, Jeff è letteralmente impazzito e ha iniziato a spoilerare tantissimo di quello che verrà mostrato, da un folle nuovo personaggio per il nuovo Super Monkey Ball a un possibile reboot di Saints Row, senza trascurare nuove informazioni sul gioco delle tartarughe ninja, un nuovo trailer di Lego Star Wars, The Skywalker Saga e anche il primo gameplay di Call of Duty Vanguard. Si parla di oltre 30 giochi durante lo show, anche se dopo i The Game Awards e la Summer Game Fest, ormai sappiamo che di Jeff possiamo fidarci fino a un certo punto. L'appuntamento rimane per le 19:30 di mercoledì 25, qua sul mio canale YouTube, per due ore di live poraccia. Anche qui non mancate. Dal nulla, Nintendo ha tirato fuori una demo gratuita di WarioWare Get It Together, che vi consiglio di provare assolutamente. La versione di prova è molto breve, ma mette in luce le qualità di un titolo che promette di far tornare in grande stile l'impostazione classica della serie, assente ormai da Smooth Moves, senza contare collection come Gold e esperimenti particolari come Do It Yourself e Game & Wario. Io la demo l'ho adorata e ho apprezzato particolarmente l'introduzione dei personaggi giocabili, ognuno con la sua abilità specifica, un elemento di gameplay che modifica incredibilmente la varietà dei minigiochi. Per me è diventato un acquisto sicuro e fino a pochi giorni fa era anche in preordine scontato su Amazon. Avete attivato le notifiche delle offerte poracce, vero? E a proposito di regali da parte di Nintendo, è possibile riscattare una prova gratuita di 7 giorni del Nintendo Switch Online per poter giocare gratuitamente online senza bisogno di sottoscrivere un abbonamento a pagamento. Ovviamente dovrete disdire il rinnovo automatico dell'offerta, altrimenti vi ritroverete con un addebito alla fine della settimana di prova, ma se siete tra i pochi che ancora non si sono abbonati, questa è un'ottima occasione, magari per rigiocarsi qualche grande classico dell'era NES e SNES, tipo Super Metroid, prima che arrivi Dread. A proposito di Dread, lo avete visto il nuovo trailer? Un'altra anteprima del terrore è il titolo del nuovo filmato che ha accompagnato l'ultimo rapporto su Metroid Dread, quinto articolo che questa volta esplora nel dettaglio le abilità di Samus. Io più ci avviciniamo all'uscita di Dread, più sento puzza di capolavoro e potenziale GOTY. Tra l'altro sono l'unico che continua a pensare che l'atmosfera sempre più in direzione di un horror atmosferico rimandi, casualmente, a un altro grandissimo Metroidvania uscito giusto qualche mese fa? Lo ripeto, per me il 2021 è un'annata stellare. Sempre rimanendo in tema di cose uscite a caso, ecco il ritorno di Quake, annunciato durante la QuakeCon della settimana scorsa e disponibile da subito su tutte le piattaforme, Switch compresa. Questa remaster è la versione definitiva del titolo che ha saputo rivoluzionare il mondo degli FPS
tramite l'utilizzo di un game engine poligonale in tre dimensioni, una conquista tecnica che rappresentò un balzo in avanti epocale per il tempo in cui uscì. Se siete appassionati di retro shooter o semplicemente volete godervi un pezzo di storia del videogioco, per poco meno di 10 euro potete acquistare Quake con grafica migliorata, tutte le espansioni, inclusa una inedita, il supporto alle mod e al multiplayer online locale, un pacchetto imperdibile. E a proposito di pacchetti imperdibili, forse un po' meno visto il prezzo, è arrivata su console ibrida anche la Doom Slayers Collection, raccolta che unisce un altro pezzo di storia degli FPS. Al prezzo non proprio amichevole di 55 euro, la collection offre tutti e tre i Doom originali, Doom 64 e anche il reboot uscito nel 2016, uno dei migliori FPS degli ultimi anni. Peccato solo che sulle altre console il prezzo sia decisamente più abbordabile. E per chiudere questa prima parte, finalmente è ufficiale. Sony ha immesso sul mercato australiano un nuovo modello di PS5. Apparentemente indistinguibile dalle piattaforme uscite lo scorso anno, cosa presenta questa revisione? Un nuovo processo produttivo dell'hardware volto a facilitare la produzione di una console richiestissima? Ma che, a cambiare è solo la vite necessaria per bloccare la base con cui appoggiare in verticale la console, o in orizzontale. Qualcosa mi dice che non sarà questa la modifica che permetterà a Sony di rendere finalmente disponibile PS5 in tutto il mondo senza carenza di scorte. Ma magari è un primo passo. Ovviamente, mentre ero in vacanza, The Pokémon Company e Game Freak hanno deciso di far uscire un nuovo Pokémon Presents, che ha mostrato tante nuove informazioni riguardanti titoli attesissimi. E no, non parlo di Pokémon Café Remix. In 28 minuti di presentazione, il focus principale è stato sui remake di quarta generazione e sul nuovo esperimento Leggende Pokémon Arceus. E mentre per quest'ultimo i miglioramenti sono evidenti rispetto al trailer di presentazione, ben più impercettibili sono state le modifiche apportate a Diamante e Perla. Ma parliamone un attimo. In molti hanno storto il naso quando gli attesissimi remake di quarta generazione, non sviluppati direttamente da Game Freak, sono stati svelati lo scorso febbraio. La scelta di non optare per stravolgimenti radicali in favore di due esperienze fortemente conservative è passata in secondo piano rispetto al motore di gioco posto come base dell'esperienza. L'alternanza dello stile chibi nelle fasi esplorative a un look più canonico durante i combattimenti ha lasciato parecchie perplessità, sembrando da una parte un lavoro tecnicamente tutt'altro che ineccepibile e dall'altra presentando una direzione artistica non tra le più ispirate. A distanza di 6 mesi però i miglioramenti sul fronte tecnico ci sono stati e anche se non evidenti come in Leggende Pokémon Arceus si notano e come. Già qualche aggiustamento si era intravisto nei pochi secondi di gameplay mostrati nel trailer di presentazione di modello OLED, ma ora le differenze sono ancora più chiare. Video comparazioni come queste mettono in evidenza un sistema di illuminazione completamente riscritto, una palette cromatica molto meno contrastata e più luminosa, nuovi asset, filtri grafici e texture prima sostanzialmente assenti. Insomma, i passi in avanti ci sono stati, però sono curioso di sapere se ora come ora la grafica di questi remake vi convince. Questa mostrata sarà più o meno una build definitiva, quindi non mi aspetto ulteriori stravolgimenti, almeno così radicali. Io purtroppo non riesco proprio a farmi piacere la direzione artistica, anche se riconosco l'impegno messo in questi 6 mesi. Di Arceus magari parleremo in un'altra occasione, intanto ditemi. Il nuovo trailer di Diamante e Perla vi ha fatto cambiare idea sui giochi? E per chiudere, poracci, bisogna parlare del caso Vanguard. Il nuovo episodio di Call of Duty che uscirà il prossimo novembre, il 5. Il gioco rappresenta l'ennesimo ritorno alle origini della serie e mette in evidenza una strategia precisa da parte di Activision, che purtroppo però appiattisce di molto l'offerta ludica del publisher. Chiariamoci, sono ben predisposto verso un Call of Duty ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale e preferisco di gran lunga un'ambientazione storica del genere agli excursus futuristici. World War II è stato uno degli ultimi COD che ho apprezzato veramente, grazie soprattutto alla campagna in singolo giocatore che ho trovato parecchio coinvolgente. Quindi ho molta fiducia nel lavoro di Sledgehammer Games. Il problema è che Activision ha confermato che tutti i suoi team principali sono al lavoro unicamente sul brand di COD. Oltre a Sledgehammer,
Infinity Ward si sta occupando dell'aggiunta di nuove mappe a Modern Warfare, mentre probabilmente sviluppa il nuovo capitolo della serie. Treyarch si sta occupando della modalità zombie di Vanguard, Raven sta dirigendo i lavori su Warzone, mentre team satelliti come Binox, Demonware, High Moon Studios, Activision Shanghai, Toys for Bob sono stati riutilizzati tutti a supporto di Sledgehammer. Capisco che COD è il brand di punta di Activision che cerca di capitalizzare il più possibile su un nome così di successo, ma è un vero peccato vedere team talentuosi come Toys for Bob venire impiegati in questo modo. In fondo però i dati di vendita parlano chiaro. I risultati non proprio entusiasmanti di Crash Bandicoot 4 sono un segnale forte. Il grande pubblico è sempre meno propenso verso esperienze single player anche di alta fattura. Voi poracci cosa ne pensate? Activision d'ora in avanti concentrerà unicamente i suoi sforzi sulle varie incarnazioni di Call of Duty? Oh, e siamo arrivati alla fine, direi che per oggi è tutto, ma ci sono parecchie domande a cui dovete rispondere qua sotto nei commenti. Come al solito vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi do appuntamento a domani per una live che segnerà un po' l'inizio della nuova stagione. Mi raccomando, passate perché voglio iniziare al meglio quest'anno che secondo me rappresenterà una bella svolta per il canale. Non mi resta quindi che darvi appuntamento a domani. Lasciate like, iscrivetevi e nerdate duro, sempre. Io sono il Poro Van, Michele Gard, ciao! Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Ah, devo riprendere anche col... Vabbè, dalla settimana prossima riprendiamo anche con il quizzettone.